Brevissimo esperimento. Tradi il Forex? Perché lo tradi? Dal mio punto di vista, il vero, forse unico, grande motivo per tradare il Forex è la scalabilità, che non è quella cosa che ogni tanto si sente, non si capisce che effetti pratici ha la scalabilità sulla nostra operatività. È una cosa fondamentale, è la struttura stessa del Forex. È come avere una mega struttura divisa in 100.000 particelline e avere la possibilità di prendere ogni singola particellina, gestirla come la si vuole, soprattutto in relazione al capitale, per evitare di rischiare troppo. Allora io ti propongo questo esperimento. Cosa ne pensi di sfruttare appieno questa natura del Forex così intrigante per fare un portafoglio anche lento, anche stupido, con rischio bassissimo, attenzione, e una buona diversificazione? Io prenderei ad esempio dei codici base, breakout e reversal, magari qualche bias così sparato, e li applicherei su tutti i cambi, cross, le cose possibili e immaginabili. Proverei magari un filtro di compressione per i breakout e di espansione per i reversal, secondo grandi insegnamenti di zio Bob Larry Williams, e metterei tutto assieme. Ma il risultato ti piace o no? Allora, il Forex ha senso o no? Tu sai che questo portafoglio lo si può tradare con capitali minimi. Non dico di tradarlo perché non ti do questo codice qua, però è questa la vera fortuna del Forex. A me questo backtest fa impazzire.